Ciao a tutti ragazzi, oggi dal clan RCR il primo video di hacking su S4Leak. Cosa comprende questo hacking? Questo hacking comprende sul cambiare il nome di il proprio nome di S4Leak. Bene, innanzitutto scaricatevi il file, link sotto in descrizione. Facciamo, dopo aver scaricato, facciamo extract here e ce lo estrarrà sul desktop. Apriamo questa cartella, ci saranno tre file, noi li copiamo e li andiamo a incollare dentro il disco locale C, programmi 86. Andiamo a cercare alla playa, entriamo, S4Leak. Bene, ora noi li incolliamo qua. Io naturalmente ce li ho già, però per tanto per farvi vedere, lo ci copio e sostituisci. Bene, ora cosa faccio? Ora eseguiamo come amministratore la patch, mi raccomando, come amministratore. Facciamo start. Ecco, come vedete si è avviato Xtrap, quindi il video lo fermo qua perché sennò poi viene troppo lungo. Quindi ci vediamo al login della schermata di S4Leak. Ecco, come vedete ora siamo sulla schermata di login di S4Leak. Bene, entriamo sul nostro PC. Oddio. Entriamo su inglese. Ok, ora che siamo su questa schermata, ritorniamo al file di S4Leak. Eseguiamo come amministratore l'injector che avete copiato qua. Come amministratore, mi raccomando. Sì. Ok, DLL injected. Ok. Ora si dovrebbe aprire un'altra finestra, ecco, si è aperta. Ecco, eccola qua. Come vedete, se clicchiamo questo qui, font, se lo clicchiamo, ci aprirà il nostro browser. Un attimo, eccolo qua. Ci aprirà il nostro browser con scritto con tutte le ID. Per esempio, con questi ID possiamo fare delle cose un po' speciali che dopo vedremo. Bene, sceglietene una. Io scelgo questo. Oh Madonna. Facciamo copia. Lo incolliamo qua. Facciamo incolla. Bene, ora la parte dove c'è scritto red, orange, eccetera, con l'uguale lo eliminiamo e mettiamo un nome, per esempio voglio mettere Magic. Magic. Ora clicchiamo su questo quadratino bianco, facciamo mettere la V. Ora ritorniamo su S4, basterà andare sul nostro inventario, inventory. E vedremo che in verità ci ho cambiato il nome Magic. Se ora andiamo a scrivere ciao, no, non funziona, vabbè, lasciamo stare. Comunque ora entriamo in una qualsiasi stanza, entriamo su questo tanto per farvi vedere che funziona, work. Facciamo start. Si è bloccato, che buono.
Ciao, come vedete è venuta la scritta grande come se fossimo un CM. Ok, ora inizia a laggare perché stiamo usando Camtasia. Vabbè, come avete visto, la scritta viene grande, mentre se voi non lo volete mettere, per esempio volete mettere normale, basterà togliere tutto. Basterà mettere per esempio Magic, togliere questa scritta. Ritorniamo sull'inventory, come vedete è tornato normale. Poi basterà rimettere questo e mettiamo V. Ritorniamo all'inventory, come vedrete è cambiato, ma non ci saranno quelle scritte. Per esempio, se ora entriamo, ora riscriviamo ciao, infatti ce l'ha scritto normale ora, come vedete. Bene, da questo è tutto. Se avete qualche problema con questo hack basterà mettere un commento sotto e io vi risponderò con onore, diciamo. E ciao a tutti dal vostro Dynamic, e per oggi, per questa volta è tutto.